Ciao ragazze, bentornate. Allora, questo è un video veramente veloce per farvi vedere come mi faccio io il burro cacao. Vi premetto che questa ricetta io l'ho presa dal forum di Lola, è proprio il burro cacao che consiglia Lola. In realtà io ho guardato diverse ricette prima di farmi il burro cacao, veramente ce ne sono di tantissime, fatte con diversi tipi di burri e di oli, però io stavo cercando comunque un burro cacao adatto alle mie esigenze, nel senso che io ho la pelle, ho le labbra che si screpolano molto facilmente, per cui io metto il burro cacao sia sulle labbra ma anche proprio sul contorno della bocca, anche agli angoli sul contorno. Quindi se un burro cacao è molto morbido, molto molle ed è troppo lucido, per me non va bene, perché chiaramente mi si forma come una aureola di lucido intorno a tutta la bocca che non, insomma, non sta bene. Per cui io preferisco mettere un burro cacao protettivo sulle labbra e sul contorno e sugli angoli della bocca, che sia il più possibile opaco, e poi solo sulle labbra aggiungere lucidalabbra, rossetto o quant'altro. Allora, questa ricetta vi dico subito gli ingredienti. Dunque, innanzitutto è burro di cacao, il burro che Lola consiglia per fare appunto il burro cacao, perché come punto di fusione è abbastanza alto e questo comporta che quando noi applichiamo il burro cacao sulle labbra rimane bello compatto, mentre se noi usiamo un burro che ha un punto di fusione basso, quindi che si scioglie a bassa temperatura, rischiamo che mettiamo il burro cacao e poi si liquefa immediatamente sulle labbra, soprattutto in estate questo succede, però anche in inverno è bene usare un burro che abbia un punto di fusione abbastanza alto. E questo burro di cacao che io vado ad utilizzare è quello di Dragon Spice, ve l'ho già fatto vedere in altri video, è in pastiglie e come vedete è chiaro, quindi non ha quel problema del burro cacao di Aromazon che, essendo marroncino, praticamente dà una colorazione scura ai preparati. Questo qui, insomma, dovrebbe rimanere abbastanza chiaro. Poi, come olio, olio di ricino, anche questo consigliato vivamente da Lola, perché è un olio molto denso e quindi ha praticamente gli stessi vantaggi del burro di cacao, nel senso che, essendo molto denso, anche quando stringiamo le labbra tra di loro, non so se avete presente come quando stendiamo il rossetto, il lucidalabbra, no? Che uniamo le labbra, non va via subito, perché essendo bello compatto rimane appunto, rimane fisso a lungo. Questo olio di ricino, anche questo qui preso da Dragon Spice. Poi, dunque, una piccola parte di olio di ricino, io ci aggiungerò anche la vitamina E o tocoferolo. Lola dice che non è necessario, però volendo si può fare, quindi insomma io un pochino ce lo metto. E infine aggiungiamo la cera d'api. Cera d'api, anche questa di Dragon Spice. Sapete che c'è la cera d'api bianca e la cera d'api gialla. Chiaramente, se si usa quella bianca, il burro cacao viene più chiaro. Se si usa quella gialla, il burro cacao viene più giallino e profuma più di miele. In questo caso io lo voglio ottenere abbastanza chiaro, per cui adopero la cera d'api bianca. Allora, andiamo adesso a formulare le misure. Allora, accendiamo la bilancina, mettiamo questo piccolo recipiente, voi potete utilizzare il recipiente che volete, e mettiamo la tara in modo da andare a zero. Allora, vado a mettere prima i 2 grammi di cera d'api. E vado a 2,1, direi che va bene. Poi facciamo ad andare in godù. Vediamo questo mezzo, mi dà 2,3, vediamo di spezzettarlo e vado a 2,0, perfetto. Benissimo. Adesso aggiunge l'olio di nuovo. Non ne metto grammi. 3,5. Mettere invece 5 tocoferolo. Allora vado ancora a fare tara,
Questa bilancina è effettivamente molto comoda e vado a misurare 0,5 di vitamina E, che sappiamo essere vischiosa, viscosa, anzi non vischiosa, per cui per aggiungere la vitamina E, uso il vecchio metodo del coltello, bisogna fare attenzione per togliere il tappino. Ops! Per misurare, allora abbiamo messo ancora tara 0,5 grammi. Tre, quattro. Vai, una goccissima, 0,5, ce l'ho fatta. Allora, questo lo metto qui, che poi lo pulisco. Niente, ragazze, io ho raggiunto diciamo, il mio quantitativo. Adesso vado a scioglierlo a bagnomaria. Ci vediamo tra poco. Ecco ragazze, io ho preso questo burro cacao della Labello, l'ho svuotato e dato che c'è il buchino, non so se riuscite a vedere. Ho messo un pochino di carta stagnola qui dentro in modo da evitare che il burro finisca in fondo al tubetto. Allora, adesso lo giro fino in fondo e praticamente il burro cacao si è già un po' rappreso mentre spiegavo. Adesso lo rifondo un attimo. Ecco ragazze, allora, adesso prendiamo il burro cacao e lo andiamo a versare nel tubetto. Con molta calma. Ecco qui. Perfetto. Ecco, ne è rimasto pochissimo nel vasetto. Ecco qui. Adesso è riempito, semplicemente va messo in frigo fino a quando non si è completamente raffreddato. Allora, un ultimo consiglio, ragazze. Io, come avete visto, ho aggiunto anche 0,5 grammi di vitamina E. Tenete presente però che questa vitamina E, se ce l'avete di Aroma Zone, ha un odore abbastanza forte. Secondo alcuni è un odore di pesce, a me sa più di carciofo. Comunque ad ogni buon conto, io proprio per evitare di avere un burro cacao che non abbia un buon odore, ne ho usato solo 0,5 grammi, quindi vi consiglio di non usarne troppo. E poi ho aggiunto una sola goccia, ma una sola, di olio essenziale, quindi di profumazione. E niente, quindi se volete fate anche voi così, se l'odore di questa vitamina E vi dà fastidio, potete comunque usarne poco e aggiungere soltanto una sola goccia di olio essenziale. Come vedete, ragazze, man mano che il burro cacao si raffredda, si forma in mezzo un buchino. Vedete? È normale, tutti i burro cacao fanno così, quindi voi non vi preoccupate, tenetelo in frigo un bel po' di ore, così siete tranquille che sia ben rappreso. E niente, come vedete, ne è rimasto un pochino nella ciotola, ma io adesso questo ovviamente lo utilizzo con una spatolina, comunque lo utilizzo magari la sera prima di andare a letto. E niente ragazze, basta, la ricettina è finita. Fatemi sapere se lo fate, è veramente una ricetta facilissima. Come vedete, basta mettere tutto dentro e mescolare. E niente, un abbraccio a tutte, grazie per la compagnia e a presto. Ciao!